Molto bene. Giorno dopo giorno. Impostato di... Mi sto sciogliendo. Presentazione. Uso i cuscini. Ovviamente non so quale sia stato il senso di lavarsi i capelli perché sto schiumando, mi sto sciogliendo. Oggi è una giornata proprio calda a Londra, il che mi rende parecchio felice, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di uscire da questa stanza perché sto veramente morendo di caldo, come vi ho già detto nell'ultimo clip. Mi sono appena preparato un altro matcha, questa volta al ghiaccio, e questo contenitore di plastica è praticamente un vecchio contenitore di plastica che ho conservato e vi ho messo dentro la cannuccia. Ma comunque oggi non andremo a parlare di caldo, di meteo e di sostenibilità, ma andremo a parlare di produttività. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Come potete vedere, mi trovo di nuovo nella mia stanzetta a Londra. È rimasto meno di un mese per me prima che finisca tutto, prima che questa avventura finisca. È incredibile il fatto che sia passato già un anno, ma proprio perché manca meno di un mese, io praticamente tra 5 giorni devo consegnare la tesi pratica. Ho già consegnato a fine luglio tutta la tesi scritta e praticamente sono agli sgoccioli e le cose da fare sono veramente tante tante tante. Ho chiesto su Instagram che video vorreste vedere tra un What's on my backpack e appunto un Get Productive with Me, e molti di voi hanno votato per il vlog Get Productive with Me, e quindi oggi faremo una giornata produttiva nella mia vita a Londra e diamo inizio appunto ai video back to school, back to university, back to work che di solito si fanno tutti i settembre. Ho voluto iniziare la mattinata nel migliore dei modi, mi sono alzata molto presto perché ieri ho preso la decisione di andare a letto un po' prima. Sono andata a letto intorno alle 11, 11 e mezza invece che all'una, all'una e mezza. Di conseguenza mi sono svegliata intorno alle 7 e mezza, il che è stato fantastico perché questo mi ha dato la possibilità di fare colazione con calma, di andare in palestra, di tornare, di farmi la doccia, di fare un'altra colazione, di sistemare casa. E comunque questo piccolo gesto di andare a letto presto, quindi un solo gesto, mi ha dato la possibilità di attuare una serie di altre azioni positive che mi hanno portato appunto a essere produttiva durante la giornata, o in questo caso durante la mattinata. Quindi cominciamo subito col primo consiglio appunto per essere produttivi, ed è quello di trovare quell'azione, quella cosa che se fatta e se appunto integrata nella propria routine ci porterà a fare altre azioni appunto con un riscontro positivo, che ci permetteranno di fare più cose più velocemente e quindi di renderci super produttivi e niente, e fare quello che dobbiamo fare, in poche parole. E per me appunto quel punto di partenza è stato l'andare a letto un pochino prima. Allora, non so se potete vedere, ma sto letteralmente grondando di sudore, quindi quello che farò adesso è andare a studiare all'università, dove spero ci sarà un pochino di aria condizionata. Se avete visto qualche mio video precedente saprete come negli ultimi vlog appunto mi lamentassi del fatto che a Londra non c'era l'estate. Bene, l'estate è arrivata proprio adesso che sono tornata dalla Puglia e ho lasciato tutti i vestiti estivi in Puglia perché pensavo che qui non mi servissero, quindi ho letteralmente un vestito e un pantaloncino e questa maglietta e poi non ho portato nient'altro di estivo, quindi molto bene. Comunque, un'altra cosa che ho fatto, mamma mia come sto studiando, prego perdonate questa situazione un po' precaria, e ovviamente come al solito non posso menzionare l'importanza di fare una lista e di buttare su carta tutti i propri pensieri e tutte le cose che dobbiamo fare durante la giornata. Io uso, come al solito, lo ripeto sempre, lo so, sono un po' ripetitiva,
ma uso il Moleskine in formato A5, quindi il formato large, quello diciamo di media dimensione, anche se si chiama large. E adesso vi mostro per bene quello che ho fatto, ma ho semplicemente impostato, diciamo, questa settimana, dal momento che ho venerdì, ho la consegna, ho impostato tutti questi giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, oggi è martedì comunque, li ho diciamo scritti e ho scritto le cose che dovrei fare in modo tale da arrivare venerdì non diciamo col cappio al collo che devo fare 27.000 cose prima della consegna alle 4 di pomeriggio. E quindi sto cercando di organizzare la giornata e impostare delle priorità in modo tale da riuscire a fare tutto con calma senza ridurmi appunto all'ultimo momento. Allora, ecco il mio setup di questa settimana. Ho dovuto coprire alcune cose che non voglio appunto che si vedano, ma quello che ho fatto semplicemente, come vi dicevo, è stato appunto scrivere i 4 giorni della settimana in cui devo fare appunto tutto quello che devo fare, e poi giorno dopo giorno scrivo appunto se devo fare altre cose oltre a quelle e nulla, giusto per tenere un pochino la situazione in mano. Vi potete anche aiutare con il classico calendar che si trova nell'iPhone, nell'iMac, nell'iPad, eccetera eccetera. E un'altra cosa appunto che non vi ho detto è che io prima di andare a letto la maggior parte delle volte mi sforzo a scrivere quello che devo fare il giorno dopo, in modo tale che la mattina appena mi alzo già so quello che devo fare e non devo sprecare ulteriore energia a pensare appunto a quello che devo fare, ma sono già pronta e posso già cominciare appunto a fare quello che mi sono prefissata di fare il giorno precedente. E parlando di energia, c'è un ultimo punto che voglio appunto approfondire prima di iniziare a lavorare, e ossia appunto quello di diventare in qualche modo un pochino più coscienti di se stessi e di quando diciamo abbiamo maggiore energia fisica ed energia mentale. Ad esempio io la mattina sono molto attiva, voglio muovermi e non mi piace appunto appena sveglia di sedermi alla scrivania e lavorare, quindi la mattina cerco di fare tutte quelle attività che sono un pochino più fisiche, come quella di andare in palestra, di mettere a posto camera, di lavare i piatti, di fare la lavatrice, di fare appunto tutte queste attività, perché so che questo è il momento della giornata che per me funziona al meglio nel fare appunto attività manuali, attività fisiche e cose del genere. Mentre invece il pomeriggio, soprattutto dopo pranzo, tendo a essere un pochino più stanca, tendo a rilassarmi e di conseguenza tendo a fare cose che sono più sedute, come ad esempio lavorare, scrivere, e soprattutto il momento in cui sono molto molto concentrata per lavorare è dalle 2 alle 4, però dipende dai giorni, e poi anche dalle 6 di pomeriggio alle 8 di sera, ma comunque le cose variano. Ma in qualche modo quello che voglio comunicarvi e che ho visto ha funzionato per me è il cercare di studiarsi un pochino meglio e vedere quali sono quei momenti più produttivi per fare determinate cose nella giornata. Ognuno di noi è diverso, c'è gente che preferisce studiare al mattino, c'è gente che preferisce studiare la notte dopo cena o alle 3 di notte, non ha importanza. L'importante è trovare quei momenti che sono più produttivi per noi stessi e che ci permettono di fare con meno difficoltà tutto quello che dobbiamo fare. Nel menu di oggi quello che devo fare è lavorare a delle animazioni che sto facendo per promuovere l'agenda, di cui ancora non so l'uscita, non so, perché sto ancora provando diciamo diversi metodi di produzione in modo tale da avere la miglior qualità. Se non sapete di cosa sto parlando, sto producendo un'agenda, un workbook per tutti voi che potete acquistare molto molto presto, ma purtroppo ancora non vi posso dare la conferma, e se volete saperne di più vi lascio il link qua sopra in descrizione. E quello che devo fare oggi è appunto lavorare alle animazioni, sistemarle perché ho fatto alcuni errori, rileggere l'agenda in inglese. Ho già riletto l'agenda in italiano perché sia in italiano che in inglese quando stavo in Puglia giù da mia nonna, ma devo rileggere appunto, ricontrollare se tutto fila liscio in inglese. Devo mandare alcune mail e devo finire alcune commissioni per alcune di voi. E ci tengo ad aprire una piccola parentesi nel ringraziare tutti coloro che appunto mi commissionano delle grafiche personalizzate, dei loghi, perché grazie ai vostri soldi appunto, grazie alle commissioni,
ho la possibilità di sperimentare e di fare appunto, di pagare la produzione di queste agende e di fare appunto diverse prove in modo tale da ottenere la miglior qualità, perché il processo di produzione non è assolutamente un processo economico, purtroppo. E un'altra cosa che devo fare è anche iniziare, cioè diciamo impostare una pagina Instagram. Voglio creare una pagina Instagram dedicata esclusivamente a questo prodotto che sto facendo. E quindi questo è quello che devo fare oggi. Adesso probabilmente mi vestirò e andrò all'università, perché non so se l'avete notato, ma mi sto sciogliendo, come ho già detto 27 volte. Pronta per uscire con le mie uniche due cose estive e i miei unici sandali. Allora, sono stata in università fino ad ora, ho fatto la spesa, adesso sono tornata, ho fatto uno snack veloce perché sono circa le 5 e mezza e adesso scendo sotto a studiare di nuovo. Ho avuto un pochino di complicazioni oggi, quindi ci ho impiegato più di quanto pensassi, ma va bene così. So solo che devo lavorare un altro po' di più oggi. Bene. Un'altra cosa che mi sono fatta, dato che non ho altri contenuti da condividere con voi per il momento perché devo solo lavorare, è stata quella di prepararmi di nuovo un'altra bevanda. Stavolta si tratta di un iced latte, però senza caffè, cioè praticamente è caffè al ghiaccio, ma in realtà non c'è caffè qua dentro, questa è cicoria. Bene, sì, sto cercando di limitare la mia quantità, la quantità di caffè che bevo. In realtà non è che bevo tutto questo caffè, cioè bevo il caffè, diciamo, a volte capita che lo bevo 5 volte a settimana, a volte lo bevo 3, cioè lo bevo solamente quando esco, non è che ne bevo tantissimo, anche perché mi eccita molto il caffè, però ho notato che appunto se eccedo un pochino il mio corpo ne risente, nel senso che faccio fatica a dormire, e dal momento che appunto voglio fare questa cosa e voglio cercare di non andare a letto troppo tardi e cercare di svegliarmi presto, perché so che poi la giornata filerà meglio, sto cercando di limitare la mia quantità di caffè almeno il pomeriggio. Quindi se devo prendere qualcosa in compagnia eccetera, di prendere un cappuccino, un caffè o qualsiasi cosa solamente la mattina, se possibile, se capita, se non capita, se non è possibile non mi interessa sinceramente, però cerco appunto altre alternative nonostante abbia il caffè in casa, con la cicoria che sa un pochino di caffè, cioè un pochino lo ricorda, se uno ci mette il latte lo nasconde un pochino, un po' il sapore del caffè lo ricorda, non è caffè però, Allora mi trovo sotto ed ecco come sto lavorando in poche parole. Qui ho l'agenda in inglese che sto correggendo, e la sto correggendo basandomi su quello che ho scritto in italiano e anche basandomi sulle correzioni che una di voi, Joy, una ragazza dolcissima che appunto con cui mi incontro spesso a Londra, ormai siamo diventate amiche, mi ha corretto. E questa è una pagina dell'agenda. Quindi questo è il casino che sto affrontando. Quindi questo è il casino che sto affrontando al momento. E questo è il mio dormitorio al piano di sotto. Sono consapevole del fatto di non avervi parlato o aggiornato per tutta la mattinata, ma in poche parole ho lavorato tutta la mattina all'agenda e soprattutto al fare le foto per alcuni prodotti che usciranno insieme all'agenda, e di conseguenza
Non volevo mostrarvi niente e adesso è un pochino tutto un casino. Non vi posso mostrare niente, anche se non vedo l'ora di mostrarvi tutto. E sto ascoltando un podcast, sto ascoltando The Mustard. Se siete interessati vi lascio il link di qua sotto in descrizione. Io li adoro, ho anche comprato la loro merce. E che altro? Adesso sto andando all'università, tanto per cambiare, perché voglio editare le foto che ho appena fatto, che ho appena scattato, e andrò ad aiutare anche i miei colleghi che devono fare delle foto e hanno bisogno delle mie skills da fotografa. No, vabbè, comunque li vado ad aiutare, mi fa sempre piacere. E un'altra cosa che devo fare, dal momento che alcuni prodotti che stavo aspettando, sempre riguardo l'agenda, non sono arrivati, diciamo, devo, siccome ho la consegna il 31 di agosto, no, il 30 di agosto, devo in qualche modo cercare di creare dei mock-up, quindi con Photoshop cercare di far capire che i prodotti sono arrivati, quando in realtà non sono arrivati perché arriveranno il 4 settembre, ma in qualche modo devo falsificare la cosa, ecco. E tanto per... allora, non so se ve lo posso dire, ve lo posso dire? Sì, ma tanto chi se ne frega, sono io che decido quello che posso dirvi o no, perché è mio il progetto. Sto facendo anche delle tote bags, quindi le borse di stoffa per andare a fare la spesa o per andare in giro, perché io le uso tantissimo, so che anche voi le usate tantissimo, perché... perché sì, perché io ho già in testa un'idea di chi voi siete e della mia audience, diciamo. No, non è vero. Però potete vedere che ho lavorato tutto il giorno perché non so, cioè, non riesco a parlare. E come al solito, chiudiamo il cassetto delle mutande. E come al solito, ah, eccola. Come al solito, per i curiosi, quando faccio le foto cerco di avere una superficie bianca. Bianca semplicemente perché... mi piace appunto come vengono le foto sul bianco. Mi piace appunto avere uno sfondo neutro, uniforme, in modo tale da evidenziare il prodotto. E quello che faccio per bilanciare la luce, dal momento che la finestra sta là, è quello di mettere un qualcosa di bianco, appunto, che rifletta la luce che viene dalla finestra. A volte uso i cuscini, a volte ho comprato, per esempio, quando stavo a Roma, una specie di cosa di polyplat, cioè avevo una tavola di polyplat bianco che utilizzavo appunto per bilanciare la luce, e adesso ho il quadro di Mappiful che non solo è bellissimo, ma mi serve anche per fare gli shooting. Sono le 11:20 e sto ancora lavorando al computer. Al momento sto lavorando alla presentazione e a un'altra cosa che sto facendo sempre per il progetto, e mi sono appena fatta il mio turmeric latte. Questo è il terzo che mi faccio, siamo rovinati stasera. Fatto con latte di soia, cannella e curcuma, che adoro. Ma in realtà l'unica cosa che vorrei veramente fare è finire le ultime 10 pagine di Mangia Prega Ama, che, mio Dio, sto veramente adorando. L'avevo già letto in italiano un, penso, 3 anni e mezzo fa, 3-4 anni fa, e adesso lo sto rileggendo, adesso lo vedo da tutta un'altra prospettiva. È meraviglioso, meraviglioso, adoro la Gilbert.